Saluto a tutti i lettori di Rivivo.com. Ci troviamo allo stand di Alcatel per il secondo giorno di Mobile World Congress qui a Barcellona. L'azienda ha portato tantissimi prodotti che già avevamo visto al CES 2015 di Las Vegas, quindi tutti quegli approfondimenti li trovate ovviamente su Rivivo.com. Ma per il Mobile World Congress abbiamo anche due nuovi prodotti, si parla di Idol 3, versione da 5,5 pollici e versione da 4,7 pollici. I due terminali sono praticamente identici dal punto di vista estetico, hanno delle differenze a livello di caratteristiche hardware, ma non sono nemmeno così evidenti. Partiamo dal modello da 5,5 pollici, l'azienda definisce questi due terminali simmetrici e reversibili, infatti andando a girarli di 180 gradi, come è possibile vedere, l'interfaccia cambia e si adatta alla nuova forma e alla nuova direzione, e tutte le funzionalità come lo speaker, la capsula auricolare e il microfono sono replicate da entrambi i lati del telefono e quindi non abbiamo problemi a effettuare telefonate. All'interno c'è un processore octa-core, octa-core accompagnato a 2 GB di memoria RAM, c'è Android 5.0 Lollipop, come potete vedere dai tasti dell'interfaccia e dall'interfaccia del multitasking. Disattiviamo la demo e nella parte posteriore invece troviamo, rigiriamo il telefono, una fotocamera a 13 megapixel con il suo flash LED. L'azienda definisce questo sensore uno di grande qualità, bisognerà provare per essere sicuri di questa cosa. Nella parte frontale invece abbiamo un sensore da 8 megapixel per farsi selfie, sicuramente con una grande qualità. Terminale quindi interessante, ma passiamo a vedere il suo modello un pochino più piccolo. Parliamo di Idol 3 4,7 pollici, la risoluzione scende a 720p rispetto al Full HD del modello maggiore, il processore passa da 8 core a 4 e la fotocamera frontale passa da 8 a 5. Questo telefono presenta lo stesso design reversibile del modello diciamo principale più grande, con cormature sui bordi e una compattezza interessante, lo spessore di 7,5 mm, quello più grande era 7,4, quindi è piuttosto compatto e facile da utilizzare anche con una mano sola. È un terminale che verrà lanciato a 199€ per il modello più piccolo, 249 per il modello più grande a partire da aprile. Sicuramente è un dispositivo interessante per la fascia media del mercato, che potrebbe trovare in questi nuovi Alcatel Idol 3 un nuovo competitor. Noi ci vediamo al prossimo video per idol.com, Andrea Ricci.